Ciao a tutti! Allora, la macchinetta si è completamente rotta, quindi facciamo con il cellulare, sperando che vada tutto bene, incrociamo le dita. Quindi il trucco per questo progetto è questo qui, bellissimo, si vede molto bene, mi avvicino. È davvero quasi uguale, chiudo l'occhio. Si vede, non si vede, perfetto. Comunque questo è il risultato su un occhio. Adesso vi faccio vedere cosa ho usato come base. Ho usato questo qui di Guerlain, il Lingerie de Peau e la cipria, sto cercando che qua c'è sempre il mio solito casino. Le Voilette, no aspettate, si legge, sì, Voilette, perché la O e la I, vabbè. Il francese, un'altra bellissima lingua. Cominciamo subito. Allora, io ho steso come prima cosa la matita bianca, la solita matita bianca che può aiutarci in questi casi. Oggi useremo due trucchetti, quindi la matita bianca che ho applicato solo sulla palpebra mobile, perché in realtà l'ombretto che ci aiuterà è lui. Ancora la rima. Sarò il vostro tormentone. Questa volta lo prendo col pennello perché vorrei essere un po' più precisa. E poi perché non so quanta autonomia ha questo cellulare. Bene, non guardo neanche nell'obiettivo. Fantastico. Vabbè. È questo qui il periodo tecnologico proprio sfigato, quindi non ci possiamo fare niente, non vogliatemene, ma è così. Sì, e lo porto fino a qui al sopracciglio, non si vede niente, ma che bello. Ma è già la seconda volta che provo a girare questo video, quindi speriamo che insomma si capisca comunque. Lo porto leggermente in fuori. Poi, terzo trucchetto del video è la matita. Quindi poi prendete una matita, una classica matita. Vediamo qua, ok. Qui mi devo guardare lì perché così almeno vi faccio vedere che cosa intendo con trucchetto della matita. Quindi estremità del naso, estremità dell'occhio, mi guardo anche allo specchio così riesco a capire se faccio tutto correttamente, e in realtà anche questo serve anche per definire le sopracciglia, quindi capire dove dovrebbe finire il sopracciglio. Quindi a me diciamo che ha una buona lunghezza, quindi effettivamente mancherebbe un millimetro, però va benissimo. Parto qui dalla fine dell'occhio e tiro questa riga aiutandomi appunto con la matita, vedete? Se io appoggio la mina, tac, ho fatto una riga, mi avvicino così la vedete, ecco, ne ho fatte due. È fantastico questo video, ho perso anche il tappo, no, ecco, ci siamo. Ma non disperate se viene una cosa del genere, tanto usiamo la matita bianca in ogni caso, perché come vedete si può sfumare, la vedete? Sì che la vedete! E con un pennellino così, vedete, che ha delle setole sottili, sintetiche, quindi non è... che ovviamente è colorato perché l'ho appena usato per l'altro occhio, e lo puliamo subito. Tiro, tanto vabbè, qui andrà la matita, però non vado troppo in alto, se no la porto in su, e come vedete io mi sono fermata prima col trucco, se si vede qualcosa. Niente, la tiro un po' di più, la sfumo, così poi nei prossimi passaggi sarà ancora più facile farla andare via. Ora prendiamo subito i colori, così questo video magari riesce anche a finire in modo decente, e prendo questo azzurro dalla palette Oscar di Pupa, Clio for Pupa. Questo azzurro in realtà può sembrare così, no, una cosa tranquilla. Scusate, lo prendo con questo pennello qui che mi piace tanto, ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video, è piccolo, poi ha queste setole che possono anche sfumare, quindi applichiamo l'ombretto e sfumiamo. Quindi parto dall'angolo interno, perché poi come vi farò rivedere la foto è proprio scenografico, quindi l'angolo interno deve essere così, bello evidente. E seguo l'osso, quindi non vado fino al sotto il sopracciglio, e lasceremo quell'alone di satinato che ha lasciato l'ombretto cremoso di Kiko. E quindi niente, traccio il mio ombretto così. Come vedete,
l'effetto è metallizzato. Da solo l'ombretto non ha questo effetto, quindi avendo questo ombretto cremoso lo aiuta a, se si può dire, a trasformarsi. Lo tiro qui. Come vedete la linea bianca mi dice dove deve finire il mio trucco. Farà proprio da linea guida per qualsiasi cosa che andremo ad applicare. Quindi per ora va bene sia l'intensità che la stesura. Ora mi concentro su un altro bellissimo ombretto, che è questo qui di Maddina, questo rosa. Lui già ha delle, scusate, ha delle perlescenze satinate, e lo applico ovviamente con questo pennello qui di Sephora. Anche lui mi piace perché poi ha le setole che si allargano e quindi mi aiutano a sfumare, come vedete. E lo applico, scusate, qui nella parte centrale, e come vedete, appunto, stavo dicendo, si sfuma benissimo perché queste setole che si allargano così e poi sono molto ampie aiutano sia nell'applicazione che nella sfumatura, perché il tutto deve essere satinato, sfumato. È bellissimo questo trucco, è anche molto semplice comunque da realizzare. L'unica, diciamo, l'unico pezzo del trucco che deve essere comunque veramente netto e definito è la parte finale. Io praticamente applicherò, ve lo faccio vedere da chiuso, anche se comunque è proprio mezzo distrutto, no, per dire totalmente distrutto, si vedono i pezzetti, con il suo applicatore. Ho letto molti commenti di ragazze sotto altri video, no, sotto quello di Clio appunto, e dicevano, ma io uso il pennellino sfigatello e l'ombretto effettivamente si applica meglio e si sfuma. Ecco, vedete, io seguo semplicemente la riga. Quindi il trucco si è fatto praticamente da solo e vado un po' all'interno. Sì, si posso praticamente dove ho terminato con l'azzurrino, quindi li faccio incontrare senza mettere altro prodotto, con la spugnetta, così entro dentro nell'occhio, insomma, vado a sfumare, faccio incontrare i colori. Ecco, se parlassi anche decentemente sarebbe tutto più divertente. Eccola là, la rima. E qui niente, non mi preoccupo perché deve essere definito ed è molto bello, mentre qui vabbè, ovviamente devo sfumare un po'. Mi aiuto poi ancora con il rosa a sfumare ancora un po', e ancora con il pennellino di prima non applico prodotto, semplicemente così, per, vedete, si sfumano i colori. Vado semplicemente, scusate, stamattina la voce è un po' a papera, semplicemente poi, ecco, a tamponare qui, così lui si vede bene, lo vedete, perché nella parte finale deve essere netto, quindi si deve notare. Poi all'interno si deve sfumarsi. Non ho finito il discorso vero del pennellino. Ok, sì, è vero. I pennelli che trovate all'interno, quelli con la spugnetta per intenderci, non tutti, perché alcuni, come vedete, si possono disintegrare. Guardate questo. Un disastro. Mentre quelli di Pupa soprattutto, e vabbè, di Dior, Chanel, sono molto buoni. Sì, io li uso per applicare il prodotto, come avete visto, e anche per fare una, diciamo, una specie di sfumatura. Quindi sì, funzionano, sono perfetti. Io in realtà non so cosa dirvi, perché mi trovo bene anche con i pennelli professionali, usandoli anche per lavoro, però devo dire la verità, forse con le mie amiche o comunque con le clienti che non vogliono comprarsi dei pennelli, non consiglio neanche in realtà l'acquisto dei pennelli professionali. Vanno benissimo gli applicatori che trovate all'interno delle confezioni, sono pratici, fanno bene il loro lavoro. Quindi rispondo ai commenti, non so se quelle ragazze vedranno mai il mio video, però ecco, lo volevo comunicare, sì. I pennelli che trovate all'interno funzionano benissimo, hanno la loro funzione. Poi metto un po' di matita nera per far, come si dice, la struttura dell'occhio, molto sottile. Se non volete rischiare, usate una matita marrone, perché deve essere veramente un tratto sottilissimo, lo vedete, non deve essere evidente. Ecco, qua già si nota anche troppo. Deve essere proprio attaccato alle ciglia, per creare questo contorno dell'occhio. Sporcate le ciglia inferiori, perché noi useremo adesso
Una matita blu. Se avete una matita blu non glitterata è meglio. Io avevo questa qua di Pupa e ovviamente usiamo i prodotti che abbiamo, ecco. Non è che per ogni make-up dobbiamo usare per forza i prodotti che vediamo usare nei video, ecco, usiamo quello che abbiamo in casa. Anche perché, come vedete, i glitter sono veramente una cosa impercettibile. E quindi ripasso qua sotto, perché la modella ce l'ha. Parte, fa la riga esattamente come l'avevo fatta nello scorso video. Evidentemente anche la modella ha l'occhio un po' che tende all'ingiù. E quindi cosa hanno fatto? Niente, hanno creato questa riga che parte dalle ciglia inferiori e va in alto. Ecco, io mi fermo a metà e adesso vi faccio vedere perché comunque leggermente congiungo qui, ripasso sulla ne linea nera sottile. Ecco qua. Perché di là quella nera era molto più sottile. Comunque ho ripassato anche di là. Come vi dicevo, arrivo a metà. Perché con il pennellino di prima sfumo. Faccio proprio quel tratto netto. Stando attenti, possibilmente. Lo faccio anche andando così all'ingiù. E con lo sfumino, ma anche con le dita, ecco, vi faccio vedere. Con le dita, facilissimo. Tolgo l'eccesso, quindi per qualsiasi correzione possiamo fare anche benissimo le dita. E così è definito. Perché vi faccio rivedere la foto che merita. Questa modella poi è bellissima, guardate. Poi magari forse vi faccio una foto è meglio. Perché questa luce lo fa capire. Non lo so, comunque è netto, il trucco finale deve essere netto. Sì, mi sembra abbastanza uguale. Lo ridefinisco in alto, qui. Ecco, forse in questo trucco dovrebbero essere proprio uguali gli occhi perché si noterà, non abbiamo fatto nessun tipo di sfumatura, quindi sì, sarebbe il caso fossero uguali. Ecco, come vedete, poi io sfumo anche un po' qui e tolgo col dito l'eccesso, semplicemente. E basta, quindi poi sotto rimarrà l'ombretto di Kiko, quindi dà questo effetto di sfumatura e uso il mio piegaciglia perché oltretutto ho delle ciglia che vanno giù da matti, quindi ho bisogno di tirarle su. Trucchetto di Clio, ci mettiamo così e ci applichiamo il mascara. In questo caso le porto, vedete, all'infuori. Cerco di arrotolarle un po' per tirarle su. Però le porto in fuori per dare l'effetto allungato all'occhio. Ovviamente la modella sulle ciglia finte. Se vi piacciono, ve le consiglio. Poi adesso useremo un top coat. Mi concentro anche sulle ciglia inferiori, che di solito io non trucco mai, non mi piace, con la parte di punta del mascara, così, semplicemente. È più facile che andare così, che magari rischiamo di sporcarci, rovinare tutto il trucco, e non è il caso, visto che anche questo è bello potente colorato. Prendo un top coat, che è di quei mascara che si possono mettere sopra il mascara appena applicato. E niente, qui lo tampono solo alla fine per dare ancora l'effetto più allungato che possa seguire la traiettoria. Questo trucco mi piace tantissimo, veramente, veramente tanto. Concludiamo con il mascara. Aiuto, io alla fine faccio sempre danni con un blush, ovviamente. Questo è quello di Catrice, un rosa tenue. Ma anche lui satinato, che ci stava bene. Sapete che tutto deve essere equilibrato, tutto il trucco deve avere un suo perché. E questo
ancora mascara, questo blush e fa caso nostro. Concludiamo il trucco con un rossetto strong, perché il trucco non lo è abbastanza, con questo bellissimo Haim di Pupa che mi accentua le pellicine, ma adesso non ne ho tante, ho messo anche il solito burro cacao, ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo, come base. È bellissimo. Voi non avete visto nulla perché veramente sti colori. Abbiate pazienza, mi si è rotta ieri. Mi dice, se qualcuno l'ascolto ne capisce di tecnologia, mi dice che la schedina è bloccata. Non so perché. Vabbè. Comunque qui c'è un aneddoto. Le mie macchinette fotografiche durano 5 anni. Questa è durata un po' di meno però, perché mia nipote compie 5 anni, 2009, no, 5 anni a settembre, quindi sì, effettivamente la macchinetta ha anticipato di qualche mese, sì, calcoli con le mani molto di classe, anche se questo trucco è fantastico, per una cerimonia è veramente bellissimo, peccato che non si veda nel colore, vediamo se così lo vedete meglio. Si vede, sì, forse così, solo che vabbè, è tutto qui, devo sistemare, imbiancare, è un caos casa mia. Questo è il trucco, spero si sia capito qualcosa, guardate quanto è bello. Sì, adesso non riesco neanche a inquadrare bene, un occhio sembra un po' più dritto, un po' più storto. Sì, di là c'è un casino, meglio non inquadrare. Quindi questo è il trucco, spero si sia capito un po' il tutorial, che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento se lo rifarete, se ci volete provare, vi faccio vedere, anzi meglio la foto, vediamo se, ma qui c'è veramente un casino, mi vergogno, questa è la foto della modella, sì, con i riflessi, perfetto, eccola qua, si vede benissimo, stupendo, e io vi saluto, magari vi lascio qualche foto, guardate quanto è bello, lo adoro, alla prossima!